I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. Amiche e amici, ben ritrovati su Rossini TV. Guardate dove ci troviamo oggi. Siamo usciti dalla città di Pesaro e siamo andati in un'altra città, perché sì, Vallefoglia è veramente una città. E siamo a Montecchio per la rinomatissima Sagra della Polenta. 4 giorni a cavallo della fine di settembre che richiama sempre più persone. Come potete vedere alle mie spalle c'è già la fila per prendere il ticket, per mangiare, per bere. Seguitemi perché andiamo a conoscere un po' i protagonisti di questa festa. Eccoci qua con l'uomo del bar, Selvino Marangoni, a cui chiediamo: che cosa serviremo questa sera insieme a tutta questa bella polenta tipica di Vallefoglia? Noi abbiamo qui il vino, vino rosso, vino bianco, tutta la birra, la coca, tutte le bevande per il bere, il vino di Pesaro, della zona, tutta roba insomma di una certa. Stiamo lavorando abbastanza, abbiamo fatto 2 o 3 sere, anche se ha piovuto, abbiamo sempre lavorato bene, insomma, lavorato bene. Sì. Va tutto a stasera, poi dovremo fare una seratona, domani sera poi il boom, domani sera proprio siamo contenti, siamo tutti volontari, siamo contenti, tutte queste donne qui del bar, vedi, sì, dagli una ripresentina un po', dai, prendi un po', queste, siamo una famiglia grande. Possiamo dare qualche numero, quanto vino abbiamo acquistato da rivendita? Abbiamo i barili, parliamo di fusto, 30 barili, birra, 8-10 barili, insomma, abbiamo. Lavoriamo abbastanza bene, siamo contenti, come dire, siamo contenti anche delle donne là che lavorano in cucina, di tutti, perché siamo una grande famiglia, ci troviamo bene. Io 20 anni che sono qui, anche più, ormai mi devo rintanare dietro là. Lasciamo spazio ai giovani. Amici telespettatori, come potete ben vedere, qui cucinano con i guanti bianchi. Abbiamo Rino che è l'addetto alla carne. Ma questa carne dove la prendete? Allora, la carne noi la prendiamo qui nel posto. Da Gimignani, tutta la carne, il macinato per i sughi, le salsicce, i prosciutti, e se no noi andiamo a fare la spesa all'arca per le altre cose. Sì, perché qui diciamo che è vero che è la sagra della polenta, però sì, ci sono anche altre cose da mangiare. Sì, appunto, noi c'è, diciamo, come primo c'è la polenta con tre sughi, col pesce, con i funghi e con i fagioli, che è la più buona. E poi abbiamo come secondo la grigliata, che stanno facendo loro qui, la grigliata, salsicce e costarelle. E il resto va tutto bene, la gente vedo che fa la fila, tutto a posto. E siamo qui con Claudio, un altro grande aiuto della Proloco di Montecchio, che sta girando, mescolando. Che cosa? Polenta, assolutamente solo polenta. È giustamente una sagra molto molto conosciuta e sono tanti anni che la facciamo. Ci viene anche bene, vedendo le persone che tutte le sere partecipano, siamo contenti. Claudio, da quante ore sta girando questa polenta? Diciamo abbiamo iniziato mezz'ora fa, 40 minuti, queste sono le prime, questa è la seconda, puntiamo ad arrivare a, come gli altri anni, a 13-14, finita serata, ecco. La polenta sappiamo che è ottima, però cosa ci mettiamo sopra? Sopra ci mettiamo sugo con i fagioli, il sugo con il pesce e il sugo con i funghi e salsiccia. Ottime, sono tutte ottime. E voi avete un'idea su qual è quello che la gente preferisce?
Allora, il pesce sono 2 anni/3 che lo facciamo e sta avendo un buon riconoscimento sulla richiesta. E diciamo che il pesce sì, è stata una bella conferma di quello che abbiamo aggiunto alla solita fagioli e funghi, ecco. E lo scettro adesso è passato da Claudio a Clara. Clara, da quanti anni lei è nella Proloco e specialmente alla sagra della... Che sono nella Proloco 30 anni, 20 anni questa è la polenta che facciamo. Ma è cambiato qualcosa in questi 20 anni di questa sagra? È aumentata la gente? Noi siamo più disponibilità, abbiamo dei ragazzi giovani, che noi siamo più grandi e lasciamo il posto ai giovani, speriamo che vengano. No, comunque ci troviamo molto bene, siamo un gruppo molto compatto, molto sì. È importante perché si crea un po' anche di comunità, quindi è importante anche che ci siano i giovani. Ma chi sono questi ragazzi? Sono là. Ah, sono tanti, adesso i nomi di tutti non me li ricordo. No, no, più che i nomi magari sono ragazzi del posto, sono magari qui. Tutti del posto, sì, sì. Sono tutti di Montecchio. Ma voi durante l'anno vi preparate per questa festa? Cioè, perché immagino che sarà anche un momento molto atteso. Sì, ma abbiamo altre feste perché anche, no? Siamo sempre in preparazione, diciamo, siamo ben organizzati. Sì, sì, c'è Francesco che lui dirige tutto, è bravo. Amici telespettatori, guardate cosa sto scoperchiando adesso. Ma se non aveste ancora abbastanza acquolina in bocca, ve la faccio venire io. Francesco Tonucci, presidente della locale Proloco, quindi di Montecchio, il principale organizzatore, diciamo, di questa festa. Come sta andando? Sta andando molto bene, c'è qualche problemino di corrente, però lo stiamo risolvendo che non c'è nessun problema. L'elettricista sta arrivando, ringraziamo tutti i nostri volontari che sono tanti, come avete visto sono sparsi ovunque. Sta andando molto bene, è iniziata giovedì con un po' di acqua, però qualcosina abbiamo fatto, venerdì il tempo ci ha tenuto, stasera una bella serata con il ballo con Fabrizio dell'Accademia. Speriamo di fare un bel pienone e far uscire tutti questi montechiesi e venirci a trovare qua in piazza. Ma secondo me sono già usciti tutti, perché vediamo delle file tra prendere il numero per prenotarsi o tutti questi vassoi. Vogliamo dare qualche numero degli acquisti, perché poi la gente è curiosa. Quanta carne abbiamo comprato? Abbiamo comprato 150 kg di polenta, abbiamo comprato 63 kg di sugo di pesce. Poi abbiamo fatto non so quanta roba di funghi, quelle robe lì. Abbiamo preso 150 kg di funghi e dopo carne, tutto il resto, quello che serve per le grigliate, per mettere nelle piedine, le salsicce, un po' di questo tutto. La so, mi sembra di aver sentito 1500 salsicce costarelle ogni sera. Adesso non le abbiamo contate, ma non lo so se ci arriviamo a questi numeri, ma... Comunque sono delle scatole, abbiamo preso parecchie scatole. Avete in programma qualcos'altro come Proloco, qualche altra organizzazione di eventi? Sì, facciamo sempre il Natale che non ti aspetti insieme alle altre Proloco del nostro territorio. Organizziamo qualche gita ogni tanto, faremo anche un'uscita a raccogliere le castagne da qualche parte, adesso dobbiamo decidere la location, però ogni mesetto qualcosa si fa. Quindi amici telespettatori, state connessi, come si dice, perché la Proloco di Montecchio è sempre attiva. E poi saremo il 5, il 6 o il 6 o il 7, adesso non so, di ottobre, nella piazza comunale, che faremo l'evento Valle Foglia d'autunno. E saremo anche lì a fare dei mini assaggi di polenta per tutti gli invitati che verranno a trovarci. E siamo qui con il primo cittadino di Valle Foglia, Palmiro Occhielli, a cui chiediamo un'impressione su questa 20ª edizione della Sagra della Polenta. L'impressione è nettamente positiva, come si vede dopo
il tempo cattivo che c'è stato i giorni scorsi, è ritornato bel tempo e quindi c'è tanta gente, vedete le file che ci sono, è un momento importante di buon cibo, di buona enogastronomia, ma anche di rapporti, di relazioni, di amicizia, di comunità. Qui diciamo è un luogo in cui le persone si incontrano e gli eventi che ci sono stati tanti, tantissimi gli eventi. Questo è uno di quelli più partecipati, ovviamente questa sera e domani sera sono le serate più significative, più importanti, e poi noi già pensiamo al 5 o al 6 di ottobre, dove faremo due giorni di prodotti tipici locali della Vallata del Foglia, che va da Pesaro a Belforte all'Isauro. Quindi va un complimento alla Proloco e ai tanti che sono lì dietro gli stand, che sono tutti volontari che fanno una buona cucina, ecco. Quindi è anche un modo per far conoscere ancora di più, se ci fosse bisogno, la città di Vallefoglia, questo centro importante di crescita abnorme, direi, perché come racconto sempre, siamo in controtendenza quasi su tutto, sulle nascite, sulle attività produttive, sulla genialità delle persone, sul saper stare insieme, perché questa è una comunità, diciamo, di tanti immigrati dall'Italia, dall'Europa e dal mondo, e questi momenti sono momenti di comunità, si familiarizza nelle relazioni e i rapporti. Quindi, come si vede, Vallefoglia, al di là di tutti i discorsi, le chiacchiere e le polemiche, questa è la vallata del fare, del fare le cose, del farle bene e anche del mangiar bene. Io ho mangiato la polenta la prima sera, la seconda sera la polenta con i fagioli, stasera sono anche con mia moglie, quindi mangeremo, gusteremo altri prodotti tipici locali. You take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. I can feel you over here. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? I can feel you over here. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now?